ed è il regista, si chiama Salvatore Aiello, perché attraverso i suoi cortometraggi realizzati con l'utilizzo di uno smartphone è riuscito a far veicolare valori molto importanti come il rispetto della vita di ogni essere umano, della diversità vista come grande ricchezza, rispetto delle regole che si acquisiscono non solo ragazzi a casa, nella famiglia, a scuola, ma anche nel mondo dell'extrascuola, nei movimenti anche informali che voi ogni giorno vivete nelle associazioni e soprattutto il rispetto per le nostre istituzioni. Salvatore Aiello dice che la chiave della legalità d'argento dai referenti di un'associazione molto importante, quindi che prossimamente farà un evento il 17 giugno al Sacrario del Monte Baldo, riceverà quindi questo premio proprio dal direttore, dal presidente dell'associazione Sacrario del Baldo. Grazie a tutti, grazie al professor Di Maio dell'invito, grazie a Giampaolo Trevisi dell'ospitalità, grazie della stima e grazie a voi dell'attenzione. Beh, io voglio dire che prima di essere un regista sono un insegnante, credo che sia molto importante. Nel 2004 ho avuto un'idea che adesso dopo 14 anni si è dimostrata valida fino a oggi, per questo premio. E anche la settimana scorsa siamo andati con il mio istituto, siamo andati a Torino, abbiamo avuto un premio anche dall'ex procuratore Giancarlo Caselli, di cui sono orgoglioso. E l'idea è stata quella di, invece di fargli vedere un film, di farglielo fare un film, invece di farglielo girare, addirittura di farglielo scrivere un film. Perché io insegno italiano e non c'è potenza didattica maggiore di quella di proprio scrivere una storia, viverla. Il tema di oggi è la legalità, quindi fare interpretare ad un attore, fare scrivere una storia ad uno sceneggiatore, un ragazzo di 11, 12, 14 anni, una storia così importante, facendogli capire quanto importante sia il bullismo, la prepotenza, facendole interpretare è veramente, veramente potente, ripeto. Ecco, ho scelto un po' di immagini così dei vari film che ho fatto. Io lavoro a Montechieri Cosara nel mio istituto, però sono chiamato in giro per la provincia appunto a curare laboratori cinematografici nelle scuole e lo stare insieme, costituire una troupe. Che lavori un film è anche quello, seguire delle regole, seguire la legalità, cioè se uno sbaglia e disturba gli altri, ad esempio, il film non si chiude, quindi c'è l'autoregolamentazione, c'è tutto un lavoro dietro che è molto importante e quindi ci crediamo tantissimo. Ringrazio ancora di questo premio. Sono un po' emozionato. Grazie.